Strootman alimentato per Dzeko, sponda, poi Salah, attenzione, si sta centrando Esharawi. Salah con un mezzo cucchiaio, ma appunto Esharawi aveva abbandonato la posizione per accentrarsi, non si capiscono i due. E forse Nainggolan non ha avuto l'intuizione giusta di allargarsi alle spalle di Kofi e andare ad attaccare lo spazio lasciato lì da Esharawi. Qui sembrava fuori gioco, attenzione, la rimonta di Manolas non basta, Pellegrini, proprio lui il giovane, porta in vantaggio Genoa dopo due minuti, incredibile contropiede. Lanci in profondità per Laxalt, sta per uscire anche Szczęsny, attenzione, Laxalt prova a superarlo, Fazio ha scelto male il tempo, Szczęsny ancora fuori porta, il tiro da lontano, il brivido. Dzeko, El Shaarawy. Aspetta Biraschi, pronto raddoppio di Lasovic per lui, El Shaarawy guarda in mezzo, aspetta Emerson Palmieri, penetra, doppio dribbling, zona tiro, lo scarico, ancora un lancio verso Dzeko, controllo, tiro, palo pieno, Dzeko ancora, rete, rete, il gigante è buono, Dzeko ha colpito per l'1-1 al decimo minuto, esplode l'Olimpico per un gol pesantissimo di Dzeko. Attenzione, palla buona ancora, Dzeko tutta sola! Il Shaarawy, attenzione, grande giocata, difende palla il Shaarawy! Non va! Che occasione, di nuovo difesa bucata. Sentiamo il saluto del pubblico. Dzeko non passa. De Rossi, Totti, cerca un'idea. Riesce a toccare per Strootman, zona tiro sinistro violento. Non va, ma di poco. Nainggolan alla sponda, Fazio davanti El Shaarawy verso Dzeko, parte il lancio, El Shaarawy riesce a toccare, lancio per Dzeko, può controllare Dzeko, la mette all'indietro, De Rossi, rete, rete, De Rossi trova l'angolo e fa esplodere l'Olimpico al 74esimo, ancora lui, piede caldo, gol pesante. Rudiger va a chiudere, vuole impedirgli il cross, che riesce a partire, Szczęsny in difficoltà, colpo di testa e c'è il gol, incredibile, c'è il gol, è arrivato Lasovic dall'altra parte, ha sorpreso tutti. Esce fuori Biraschi, la sponda di Incham dall'altra parte, attenzione alla galoppata in contropiede, ancora Lasovic, attenzione, saluta pallone, è Szczęsny davanti a lui e c'è il palo, Lasovic ancora all'indietro, Cham deve allargarsi, incredibile, occasionissima per passare in vantaggio per il Genoa, Nikolic in grave ritardo, Mario Rusu, Lasovic, poi grande occasione per il Genoa, Roma c'era clamorosa, portata in avanti.
Laxalt punta verso la porta, sta arrivando Manolas, parte il cross col tacco, Mario Rui qui. Cinque minuti alla fine del campionato di Roma e Genoa. I 5 minuti per il verdetto del secondo posto che vale la Champions diretta. Nainggolan trattenuto, c'è fallo, calcio di punizione. Si da sfruttare con un pallone lungo verso i giocatori molto alti e forti di testa. Fazio è stabilmente in avanti vicino a Dzeko, anche Manolas, anche Rudiger, quindi quattro giocatori tutti dentro a saltare. Parte un cross un po' basso, la torre verso Dzeko che riesce a prolungare Perotti. Rete! Rete! È volito! È volito! 3-2, incredibile! Al 90esimo la Roma ripassa in vantaggio!